iniziamo a impostare la tecnica dello slap per un buon movimento di pollice, che poi alla fine è la cosa più difficile. Allora, faccio una premessa: esistono tanti modi per suonare lo slap, ogni grande slappatore ha la sua tecnica, quindi quello che ti faccio vedere io è la mia personale esperienza. Può darsi benissimo che tu possa riuscire a suonare slap comunque in altri modi. Io ti faccio vedere come lo faccio io. Cioè, il pollice va parallelo alla corda che deve colpire. Solitamente il pollice colpisce la corda di mi e la inizialmente, mentre invece poi per lo strappato si andrà molto di più su re e sol. Quindi mettiamo il pollice parallelo alla corda di mi e colpiamo la corda lasciandola vibrare dopo, cosa difficile perché normalmente si tende a schiacciare e non lasciarla vibrare. Invece a me piace paragonarlo a un colpo di frusta in cui colpisci e vai subito via per poter appunto lasciare risuonare la corda. Poi sarà il palmo che andrà a stopparla quando ricarico, oppure la mano sinistra, o ci sono comunque tanti modi per far smettere la vibrazione. Nell'esercizio specifico suono un Mi, un quarto, poi vado a prendere il La, tasto 5, corda di Mi, poi di nuovo Mi, due volte, poi Mi, Si, Mi, Si. Il Si lo vado a prendere al tasto 7, sempre della corda di Mi. Posso prenderlo con il dito 3 o con il dito 4, indifferentemente da come ti è più comodo. Il punto in cui colpisco, allora, innanzitutto con il dito, è dove senti l'osso, la parte un po' più dura. Okay, con questo punto qua. Vado a colpirlo a che altezza? All'altezza di dove inizia la tastiera. Più o meno puoi mirare sull'ultimo tasto, l'ultimo ferretto che hai. In questo punto abbiamo, secondo me, il miglior attacco sulla nota. Mi spiego meglio. Se vado a colpire più in basso, perdo la definizione dell'attacco della nota. Mentre se vado più in alto ho la definizione, ma poi non riuscirei ad andare a strappare perché c'è la tastiera e quindi mi sarebbe scomodo. Quindi in questo punto io riesco a avere la nota definita, ma riesco anche a inserire il dito ed andare a strappare la nota. Fin da subito ci tengo a mettere delle variazioni e ci tengo a far utilizzare l'uso dell'emmeron perché è un incastro, andiamo a creare un incastro ritmico che poi ci farà aumentare velocemente la velocità, oltre ad avere comunque un'intenzione diversa. Questo groove, se io lo faccio veloce, sempre suonato, molto pesante. Se invece metto un emmeron sulle note che vado a suonare La e Si, cioè cosa vuol dire? Io batto il Mi con il thumb e faccio un emmeron sulla prima nota, sul La, quella che abbiamo suonato prima. Stessa cosa sul Si. Alleggerisco di parecchio la musica e riesco ad andare molto più veloce. Completamente diverso. Quindi questi emmeron sono uno dei trucchetti che più avanti inseriremo un po' dappertutto. E quindi secondo me è bene cercare di analizzarli e di provarli fin dall'inizio. Un'altra cosa molto importante, secondo me, per la mano destra è quella di stoppare le note con il palmo. Cioè, se io suono, come vediamo nell'esercizio, nel libro, o Mi, Mi, io ho inserito un quarto di Mi, un quarto di pausa,
un quarto di mi, un quarto di pausa. Questa pausa la suono appoggiando il palmo mentre ricarica il pollice. Io colpisco, stoppo, colpisco, stoppo. Quindi devo abituare al più presto la mia mano a curare queste cose, quindi il suono, la nota che risuona oppure la nota che va via. Sentite come va via, anziché. Quindi l'esercizio è mi, stop, la, stop, la, stop, mi, stop, la, stop, mi, stop, sol, stop, la, stop, sol. Quest'ultimo fa le note mi, sol, la, sol ad ottavi. Se io non stoppassi, non saprei, dovrei farlo con la sinistra, andrei probabilmente a perdere del tempo, quindi è anche tra l'altro più difficile. Quindi esercitati in questa cosa qua, ti metti una batteria e la suoni cercando di suonare il più pulito possibile. Io dico sempre ai miei allievi che quando studi e suoni, deve dare fastidio a te il fatto di non essere pulito. E quindi sei tu il miglior maestro di te stesso, analizza quello che stai studiando, suonando, e se non è pulito cerca di pulire il suono. Grazie per aver visto questo video. Gli esercizi che abbiamo fatto sono contenuti nelle prime pagine del mio ebook Easy Slap. Qui sotto ti metterò in descrizione i link per poter andare a vedere delle altre pagine, degli altri video in cui ne parlo, degli altri esercizi di cui faccio vedere come suonarli. Se ti va, metti un like al video, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.